ma ha fatto pagare 500 euro. Soldi che io già ho dato. Gli hanno detto che non esiste nessun ordine. Non c'è questo ordine, non esiste. Vado a capire con nome di Anton! Con Anton! Ciao amici e bentrovati ad un nuovo episodio di Pagami Stesso. Oggi ci troviamo nella città del sole, Palermo, per un nuovo episodio, sempre con il vostro Daniele e il vostro Marco. E allora amici, oggi abbiamo il nostro amico Gabriele che ci racconterà la sua storia. Ciao ragazzi, qualche mese fa ho ordinato un pezzo di ricambio della mia Alfa Romeo, un kit radiatori, e il signor Michele appunto mi ha fatto pagare 500 euro. Soldi che io già ho dato al signor Michele. Ok, il signor Michele ha un negozio, un autoricambi. Ancora dopo due mesi non ho notizie, ho provato a ricontattarlo più volte, ho provato anche ad andare nel suo negozio, ma non lo trovo o è raggiungibile con le telefonate. Ma i tempi di attesa erano? Il tempo di attesa lui mi ha detto che dobbiamo passare circa 3 settimane. Quindi siamo fuori di un mesetto. Ho chiamato il signor Michele, mi ha dato un numero di ordine, ho chiamato l'Alfa Romeo appunto dicendomi che non hanno ricevuto nessun ordine. Ti hanno detto che non esiste? Sì, quindi okay. Penso che mi abbia appunto truffato insomma. Ok. E quindi tu in sostanza cosa chiedi? In sostanza, oltre al fatto che sono a piedi, gli autobus a Palermo sappiamo che non passano mai. Ok. Qualche volta faccio prestare la macchina da mio fratello, ma giustamente anche a lui serve. Certo, dopo due mesi, può. È chiaro. Quindi richiedo o il pezzo, che a quanto pare è impossibile, o che almeno mi ridia i soldi indietro. Ok, perfetto. E allora, niente. Gabriele, noi adesso andiamo dallo stesso, quindi da Michele. Tu entrerai dentro il furgone dove ci sono dei monitor, dove guarderai tutto quello che noi andremo a dire a lui. Dopodiché ad un certo punto ti chiameremo e tu avrai un confronto diretto con lui. Ok? Ma intanto vi ricordiamo di mettere un bel like nelle nostre pagine social, su YouTube e su Facebook, chiaramente per rimanere sempre aggiornati sui nostri episodi. Noi andiamo. E allora Dani, siamo pronti? Siamo pronti per un'altra avventura, ma prima ricordiamo ai nostri amici di acquistare il manuale ufficiale di Pagami Stronzo, la guida completa per la risoluzione dei conflitti economici. Se avete un amico, un datore di lavoro, un conoscente, chiunque si stia comportando come un vero e proprio stronzo, qui troverete tantissimi consigli utili. Ricordiamo che il manuale è stato stilato con un avvocato specializzato in recupero crediti e qui potrete trovare dei consigli utili per risolvere i vostri conflitti. Il nostro manuale lo potete trovare sia su Amazon che sul nostro sito ufficiale. Ok, andiamo. Pronti Marco? Andiamo. Andiamo. Dovrebbe essere proprio quello là. Speriamo di trovarlo. È questo. Sì. Arrivati. Buonasera. Buonasera. Michele? Ciao, piacere Marco, lui è Daniele. Ciao, io sono Daniele, piacere. Michele, noi siamo due agenti di recupero crediti. Siamo qui perché prende un tuo cliente, Gabriele, ti dice qualcosa? Ne ho tanti, ho cliente, ma gioco in te. Ok, lui prende, ci ha chiamato perché comunque ha ordinato un pezzo da te che non è mai arrivato. Addirittura? Sì, praticamente ha ordinato un pezzo dell'Alfa Romeo, 500 euro, adesso non so se ti ricordi un po' la storia, però all'incirca sta. Sì. Intanto, gentilmente. Oggi siete a me casa, giusto? Sì, certo. O spegnete le telecamere o venite fuori. Allora guarda, decidete voi. Le telecamere sono accese solamente perché... No, cioè sì. No, i telecamere l'hai sudato. Ok, però se tu... Quindi o venite fuori o hai sudato i telecamere. E io ti sto spiegando perché sono accese le telecamere. Le telecamere... Ma tu a me casa... E io te lo sto dicendo. E te lo sto dicendo. Caso... Io te lo so... Femmino. Ok, però non penso che tu hai qualcosa da nascondere qua. Ma no. Cuccia, tutte cose allora, le telecamere sono messe perché quello che ci stiamo dicendo viene di peso e nessuno ha fraintendimento su quello che ci siamo detti. Poi dico, siamo in un luogo pubblico, Michele. No? Luogo pubblico no, sembra a me casa. Va bene, ma dico, Marco te l'ha spiegato. Luogo non è pubblico problema, relativo, però sembra a me casa sì, perché io capo uno scopo. Vabbè, ma non ti rimani un po'.
Sì, ma non hai bisogno di mettere le mani addosso, Michele. Ma chi sei tu che tu arrivi a essere... Ma io sei un cocchione, e tu perché mi... Ma tu perché stai mettendo le mani addosso a me o alla Daniele? Ci stai dicendo accomodati fuori. Accomodati fuori non vuol dire lo accompagni con le mani. Con le mani. Perché è infatti tu... Scusami. Ascolta, Michele, facciamo finta che stiamo entrando adesso. Ti chiediamo scusa. Possiamo parlare due minuti così... No, ho fatto di telecamera, io ti stai parlando. Marco ti ha spiegato... Ok, ti abbiamo spiegato il motivo. Adesso penso che non sia... perché no, veramente non cambia nulla, parliamo da persone civili, non c'è bisogno di alterare. Siamo qui, c'è, Marco ti ha spiegato che c'è questo tuo cliente che si chiama Gabriele. Ma infatti voglio cercare di ricordarti. Io da quanto già sono qua, che immagino, quanto cose ha. Immagino, questo ragazzo è un ragazzo giovane, si chiama Gabriele. E ha detto di averti ordinato un kit radiatore di un Alfa Romeo. E che però aspetta da due mesi, e siccome tu gli avevi detto circa due o tre settimane, ha provato, fammi finire così magari tu ricordi l'episodio, ha provato a contattarti, lui ci ha detto che tu ti sei negato e che gli ha detto che deve aspettare. Aspettare ci ha detto perché io arrivo, ma non è che c'è solo lui, ci sono tanti cristiani, Caoiden, e tanti cristiani hanno aspettato. Ma il problema nasce. Hanno aspettato. Ma un problema nasce perché lui ha contattato direttamente l'Alfa Romeo e gli hanno detto che non esiste nessun ordine. Ma chi siete in cucchia? Questo è quello che ci ha detto lui. Dico tu. Sei pronto. Io ce l'ho in ufficio. Pigliavi piccio. Okay. E ci pagò! E hai pagato il materiale. E certo, quindi tu hai dimostrabile che comunque con il tuo numero d'ordine, chiamandolo Alfa Romeo, c'è un riscontro. Ma io l'hai aiutato già, mica ora posso ir a cercare tanta così, kite, che non ne canna bene uno che sta tutta innata. Ma lui ha il suo però. Ah sì, quando fu un giuria. Infatti, lui è il suo, ha contattato l'Alfa Romeo. Io l'ho aiutato però, non è che io posso ir a cercare tutto. Però capisci bene che dopo due mesi uno che paga 500 euro. Ma pure quattro mesi. Aspettate. Ci puoi fare vedere quest'ordine. Ma come dopo va a figlio? Aspetta, ma sei andato a cercare lui, ma tanto a costruire lui. Ma lui aspetta da due mesi. E aspetta quattro mesi pure, qual è il problema? Però te l'ha pagato in anticipo. E io ci metti picciola a chi d'ora. Dell'Alfa. Ho capito, ma tu gli hai dato un tempo di tre settimane. Hai chiesto i soldi in anticipo. Capivo, ma c'è fuori un retired, c'è fuori Fiat, c'è fuori. E il perché l'ordine non risulta all'Alfa? Ma quello risulta, se io avevo la coppia, io l'ho pure qua. Ne fece pure quindi che... ben sei kite, ma vedi quanto kite ha? Dico, chiamando l'Alfa, quindi ci dovrebbe riscontrare. Lui teneva un ufficio, ma non l'ho capito. Ok, va bene. Ma fare a chiarare l'altro. No, posso, non c'è bisogno. Vabbè. Ma c'è da muore. Io sto arrivando. Va bene, Michele, sì, adesso dico, adesso vado via, però dobbiamo cercare di chiarire questa situazione, perché ti ripeto, come ti dicevo, ma se tu... Ok, e infatti... Va bene, vieni. Tu hai già visto tutto dai monitor, adesso ti accompagniamo, anche perché lui dice che l'ordine l'ha fatto, ma comunque non è una persona con cui si può tranquillamente parlare, perché è abbastanza agitato. Noi dobbiamo stare calmi però. Ma quando mai chi sta cucchiando? Qui c'è il nostro Marco. Ecco qua, qua c'è il nostro Gabriele. Te lo ricordi di cui ti parlavamo? Tu sei un cliente come tutto l'altro. Utopia, ti aspettare, ti stai arrivando. Aspettare, ero solo un mese. Ma pure 4 mesi, aspetta, tu chiami pure. I picci ci mandava a chi? Perché non è che ci sei solo tu. Tu non ce n'è. Sei l'Alfa Romeo. Tu a mio parere che la chiama il sepura, la mette. Però lui ti ha dato 500 euro. Quello che tu dici. Ok, ma lui a te li ha dati. Il negozio sei tu. Se tu non gli dai riscontro, non risolvete niente. Lui si rivolge. Ascoltami, fai parlare a me. Sto parlando io. Perché poi tu devi dimostrarlo questo ordine. Ma che fare? Calmo, ferma te. Ora basta. Appunto per ora basta. Non ci parlo. Va bene. Scusa, ma se non ci parlo male all'avvocato. La possiamo chiarire qua. Ordine è stato fatto. Lo puoi chiamare, lo fai come vediamo se la chiarire, ma io poi ci uccido il cuoco, ma non è che la chiarire. Ma tu ci stai 5 minuti a cercarlo, lui è 2 mesi che aspetta. 5 minuti, ne ha tanti 5 minuti, ma che dì? Chi la fa non già va. E perché non ti fai un sistema computerizzato al posto con le carte? Cosa vuoi? Ti ha dato 500 euro. E allora, se sei in buona fede, o gli ridai i soldi, oppure gli fai vedere che l'ordine effettivamente c'è. Vado a capire con 9 niente o 9. Con 9 niente. Non fai di
Pino, io cercavo pure un Google, 150 euro, 500 euro, ma domanda, ma devi picciare il nardiere, ma c'è gente che paga per l'euro. Ma vedi tutto al lavoro, te posso fare pure a me, a tapare, tu non puoi culo, te lo fa. Michele, Tentanne che ha fotti chi sane, so. Tentanne che ha fotti chi sane. Stai calmo. Non ne ho aperto, non ne ho aperto. Ho aperto. Ho aperto ancora la Google. C'è Google. 500 euro. Chi c'ha cucchiato? Fermo. Michele, ti devi dare una calmata. Le mani a posto. Hai detto che c'è il numero d'ordine. Tira fuori il numero d'ordine e non se ne parla. Non c'è bisogno di fare questo. Se fai così vuol dire che il carbone è bagnato. Due mesi ci vogliono per trovare un foglio. Allora, un documento, un cennaio. Numero d'ordine non esiste. L'hai fatto mio, ma cosa per? Ma chi sta cucchiando? Ma che faccio sia? Vai a peperito! Le mani a posto! Ma caffare, cati! Devi calmare! Oh! Cati munnizza, caffare! Oh! Basta! Basta, a posto! Senti una cosa, Michè! Basta! Basta, tappia! Senza macchina! A piedi! Cammino con la bicicletta o con la macchina! Io ci cammino pure a piedi! Io pure a piedi! Ho capito! Ora ti devi calmare però. Oh, ah, fine. Ora ti devi calmare. A posto. Non ti preoccupare, noi ce ne andiamo. Stai fermo. Ma allora tu ti abbacenà! Non c'è. Gabriele, scusami, Michele non ha. A quanto pare. Scusami. Non vuoi ragionare, Michele. Voglio ragionare, me ne vanno all'avvocato, me ne vado. Te faccio chiedere lo sta cosa, te faccio chiedere. A posto. Michele, scusa. Ce ne andiamo, tranquillo. Perché arrivare all'avvocato? Vai, tranquillo, ce ne stiamo andando. Gabriele, ci rivolgerà all'avvocato. E poi te la vedrai con l'avvocato. No, non vuole ragionare. Vabbè, ce ne andiamo via legale, ce ne andiamo. Andiamo, a posto. Via legale, la. Michele, se non hai come dimostrare questa cosa, ma se sei in buona fede la devi dimostrare. Aspetta una cosa, è ma puoi. Sarà quello. È ma puoi. Lascia stare che passi dalla parte del torto. A posto. Se non hai come dimostrarlo, non lo vuoi. A quanto pare non lo vuoi dimostrare. Non ci vuole niente a trovare un foglio di un ordine. Ma senti che dà dimostrare che non ha venito. Va bene, a posto. Va bene, a posto. Chi fa? Basta. Non ti conviene. Scusa, culo, mezzo un punto. Fino a fare il sepicciolo. Arricchisse. E io un poverino. Ma vedi che ha fatto il giro. Scusa, metto. Che ruba con Mattia. Non siamo molto con Mattia. Non siamo molto con Mattia. Cent'anni che ha fatto chi sono? Arrivo io e mi ha messo il calentato a cuore. Aspetta! Ma che aspettare? L'hai fatto a me, non ne sape niente di ciò. Ma che ne sape niente? Tu potessi chiamare pure. Ma c'è, non trovo a nulla. Scusa, visto che non hai bisogno dei suoi soldi, picchioncino in arriera e siamo tutti a parte. Giusto. Dai, una ricchezza. Tanto con 500 euro ne ha arricchito. È giusto. Siccome non hai bisogno delle sue dacci 500 euro e sei di nuovo a posto. Avvocato, giudice. Ok. Non ci arriva. Non ci arriva. Sai che facciamo già? Prima l'ha fatta a Torroncino. Torroncino, piccio, ci metti la sacchetta a me. Ma come ci mi sei? E te l'hanno per davanti, ma non ci ha passato la buono, ma è primo. Va bene, non si fa brigo. I monnezza, te lecca, ma scattava la vita. Te lecca, qua ci sono. Ora te li controllo. A posto. Va bene, Gabriele. Stai calmo, qua aspettaci un attimo. Scavazzato, ancora a casa? No, non ne siamo. Va bene, grazie Michele. Va bene, andiamo. E allora, Gabriele,
Sei rimasto soddisfatto? Sì, ragazzi, volevo ringraziarvi. Appunto, almeno ho ricevuto i miei soldi. La prossima volta starò più attento. Va bene, dai, Gabriele. L'importante è che infatti sei riuscito a recuperare. Avevi ragione. Alla fine ti puoi ritenere soddisfatto. I soldi li hai recuperati. Però mi raccomando, Gabriele è un ragazzo giovane, sveglio, ha fatto la sua ricerca e ha potuto confermare che effettivamente quest'ordine non esiste. E siccome ci sono purtroppo troppi truffatori in giro, mi raccomando di fare sempre molta attenzione quando effettuate un ordine. Tra l'altro esistono anche delle app per controllare se l'ordine è vero, esiste o meno. Quindi se non siete bravi come Gabriele, che è giovane e ha saputo smanettare, rivolgetevi ai vostri nipoti o a qualche amico più esperto per verificare e non incorrere in queste problematiche. A questo punto vi ricordiamo di mettere un bel like sulle nostre pagine, i nostri profili social, su YouTube, su Facebook. E dal vostro Daniele e il vostro Marco, ciao, alla prossima.